Innanzitutto vorrei ringraziare sia Russell Biotech che Bioforum e certamente il dottor Grandi, il dottor Lingiani, il dottor Sidoli, il dottor Rossi Bernardi per questo grande onore e sono veramente onorato oggi. E vorrei inoltre ringraziare sentitamente gli imprenditori e i ricercatori che lavorano nel settore delle biotecnologie qui in Italia. Come voi sapete, come parte del programma Partnership for Growth, la missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia ha lavorato molto per la promozione delle biotecnologie in questo Paese e per ogni iniziativa che abbiamo intrapreso siamo stati sempre affiancati da partners di talento. Desidero quindi ringraziare tutti voi per il forte impegno e so di poter contare sul vostro sostegno anche nel futuro per la prossima fase del nostro lavoro nel campo della biotecnologia e parlerò di questo progetto fra due minuti. Innanzitutto vorrei brevemente illustrarvi alcuni traguardi di successo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Abbiamo lavorato insieme per due anni nell'ambito della Partnership for Growth. In questi anni abbiamo cercato principalmente di stimolare l'imprenditoria in Italia al fine di promuovere una maggiore innovazione attraverso il trasferimento tecnologico, il sostegno alle imprese nel processo di startup e la tutela della proprietà intellettuale, come viene in maniera diffusa in tanti paesi, come già accennato, e soprattutto negli Stati Uniti. Per prima cosa abbiamo cercato di creare un network fra imprenditori, innovatori, professori universitari ed operatori finanziari. Inoltre abbiamo presentato alcuni casi di eccellenze come best practice per offrire spunti di approfondimento e modelli a cui tendere per cercare di colmare il gap competitivo italiano. Sempre nell'ambito della Partnership for Growth abbiamo anche promosso il private equity e il venture capital che consideriamo elementi fondamentali per allargare e rafforzare il mercato del capitale di rischio in Italia. Questi principi non sono esclusivamente centrati sulle biotecnologie, ma messi insieme possono contribuire a creare un ecosistema, infatti l'ecosistema necessario per uno sviluppo sano e innovativo dell'industria delle biotecnologie. In modo più specifico abbiamo intrapreso una serie di eventi ed iniziative, alcune delle quali sono già state accennate, insieme ai nostri partners italiani per far crescere il settore delle biotecnologie qui in Italia. Abbiamo invitato numerosi relatori degli Stati Uniti per condividere la loro esperienza nel campo del life sciences e delle biotecnologie con i colleghi italiani. Abbiamo sentito un pochettino di un progetto Life Sciences Exchange Project che è stato molto interessante. Abbiamo organizzato questo insieme al Pittsburgh Life Sciences Greenhouse a Firenze, grazie alla quale i rappresentanti di aziende di Pittsburgh ed una delegazione della National Institute of Health hanno esplorato le opportunità per creare delle collaborazioni con il centro di risonanza magnetica di Firenze, l'Università di Firenze e la locale Camera di Commercio. Inoltre, nel corso della fiera di Bologna sul tema Research to Business, i rappresentanti dell'ufficio commerciale dell'ambasciata USA e l'NIH hanno incontrato una ventina di rappresentanti di organizzazioni ed enti italiani per illustrare le tecnologie disponibili presso l'NIH in merito al licensing. Hanno partecipato a un workshop sulle opportunità di collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Italia nel campo delle biotecnologie, trasferimento tecnologico e della ricerca clinica. Poi Matthew Megaro, un imprenditore e investitore nel campo del life science e delle biotecnologie mediche, è venuto in Italia, l'ha incontrato in maggiori istituti di ricerca ed università del nord e del centro, illustrando loro come l'esperienza americana di investimento nelle biotecnologie potrebbero essere molto importante anche in Italia. Poi al margine della conferenza Italia-USA sul trasferimento tecnologico organizzata insieme al Ministro per lo Sviluppo Economico, l'Ambasciata ha coordinato un incontro sul tema trasferimento tecnologico, l'importanza di un'efficace Technology Disclosure Form. Erano presenti Marco Codicchia, Vicepresidente per Research della Case Western University, e poi altri importanti personaggi, uno per esempio della NIH, uno della National Science Foundation,
uno dell'Università di Oklahoma e l'altro dell'Ufficio del Trasferimento Tecnologico del Duke University. I contatti stabiliti durante queste visite stanno dando i loro frutti. Proprio il mese scorso l'Aerial Science Park di Trieste, già citato, la Case Western Reserve University di Cleveland hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo di attività congiunte nella creazione di nuove imprese innovative, con particolare attenzione al settore delle biotecnologie e la condivisione di risorse, esperienze e competenze per il Science Park di Cleveland. Abbiamo anche voluto fare vivere direttamente l'esperienza americana ad alcuni giovani ricercatori e studenti, i quali sono andati in California per un periodo di 6 mesi per frequentare i corsi di management alla Santa Clara, come già indicata, e anche per fare uno stage, forse questo è l'aspetto più importante, presso un'azienda startup per 3 mesi, in modo di poter apprendere di persona, toccare con mano questa esperienza di fare startup negli Stati Uniti, poi per tornare in Italia per condividere le loro esperienze. Molte di queste borse di studio sono state assegnate a ricercatori che con laurea in biotecnologie e medicina. Ci auguriamo che una collaborazione ancora più proficua scaturirà dalla recente visita in Italia di 3 imprenditori di Life Sciences, Medical Devices. Questo gruppo ha incontrato una decina di startup del settore ed offerto la possibilità di eventuali collaborazioni e consulenze, e molte di queste startup c'erano state presentate proprio da Asso Biotech. Insieme con i nostri partners italiani abbiamo fatto molto, ma c'è ancora ovviamente molto lavoro da fare. Come ho accennato all'inizio del mio discorso, siamo arrivati ad un video del programma La Partnership for Growth. Mi sento molto gratificato nel vedere l'entusiasmo con cui così tanti dei nostri partners hanno deciso di portare avanti le idee e gli obiettivi che condividiamo insieme, ma sono ancora molto più gratificato nel vedere che questi concetti iniziano a radicarsi veramente e adattarsi alla realtà italiana. Nei prossimi 12 mesi ci siamo prefissati di trasformare il nostro ruolo nella Partnership for Growth in questa nuova e incoraggiante direzione. Ritengo che le idee che abbiamo promosso durante il mio mandato come ambasciatore, vale a dire coinvolgimento del capitale, rafforzamento dei legami tra aziende e ricerca, maggiore tutela della proprietà intellettuale, role model ai giovani imprenditori che una volta trasformate genuinamente in idee, iniziative e progetti italiani, possono fornire un vero e concreto sostegno al cambiamento della cultura imprenditoriale italiana e alle politiche. La buona notizia è che adesso ci sono dozzine di persone ed organizzazioni dinamiche, energetiche e creative, come l'Asso Biotech e imprenditori italiani di biotecnologie, disposte e capaci di portare avanti questo compito molto importante. E noi continueremo a fornire il sostegno a voi necessario come possiamo, mentre voi vi assumete la guida per attuare questa trasformazione cruciale. Quando dico trasformazione, mi riferisco al bisogno di impegnare anche il vostro governo. Sin da quando ho lanciato il programma della Partnership for Growth, quasi 3 anni fa, ho sentito lamentele ben fondate relative alle varie mancanze e lacune dell'ecosistema imprenditoriale in Italia. Ora voi avete creato molti network e costruito relazioni importanti, siete consapevoli delle condizioni che hanno un impatto sui vostri settori dell'economia. Abbiamo condiviso con voi idee su come rendere più facile e difficile il percorso di una spin-off o startup, quella di un'azienda salutarmente in crescita. L'attuale governo italiano è più aperto, secondo me, ai nuovi concetti di imprenditoria e alle necessità delle nuove imprese innovative, e per questo vi esorto a rendere il governo consapevole dei vostri problemi e delle soluzioni che avete pronte. E ripeto questo, sia i problemi che le soluzioni. Ci sono pochi settori in cui il sistema di regole e le leggi è così importante come nelle biotecnologie. Sono perciò molto grato a voi tutti per avermi conferito questo premio, poiché contribuisce a veicolare l'attenzione sul ruolo centrale che le biotecnologie avranno nel favorire una futura maggiore crescita dell'economia in Italia e nel fare in modo che i migliori e più brillanti scienziati italiani abbiano un futuro nel loro paese.
Mi sento rincuorato dal successo che abbiamo avuto insieme finora e sono sicuro che siamo capaci di fare ancora di più insieme e sono molto onorato di ricevere questo premio oggi come riconoscimento del risultato del nostro sforzo congiunto volto alla promozione di un ramo cruciale della scienza e dell'industria del futuro. Grazie mille.